Ciao a tutti ragazzi e benvenuti, sono Menti Mars. Siamo oggi finalmente su FIFA 19, che è già un bel po' che dico che voglio iniziare la carriera e rimando. Finalmente oggi ci siamo con il nostro sempre mitico Ronzo Canai, che è il nostro mitico allenatore. E quest'anno con il Brescia. L'altro anno avevamo fatto con il Bari, perché ovviamente Ronzo Canai doveva andare per forza al Bari, ma quest'anno il Bari non c'è in B. Quindi abbiamo preso il Brescia perché inizia con la B, anche, ma soprattutto perché c'è Tonali che mi interessa, che è una giovane promessa. Io intanto vi faccio vedere tutti i trasferimenti. Allora, che ho fatto fino adesso? Abbiamo venduto il signor Andrenacci, è andato alla Jagiellonia, sarà in Romania, tipo, perché portiere, sei davvero, l'ho venduto, portiere, l'avrò fatto bene, è un 64, 23 anni, quindi ragazzo pensa ancora di avere 16 anni, invece no, ne ha già 23, quindi diciamo che deve andare. Andrenacci, mi dispiace. Poi abbiamo Doglio, che l'abbiamo venduto per 7,20. Comunque, ragazzi, ho sempre venduto tutti i giocatori per 100, cioè dai 50 fino ai 200.000 in più, che è ottimo. Dall'Oglio, signorino Dall'Oglio, è un 65-26enne. Complimenti, Dall'Oglio. Infatti, questo vale 625, l'abbiamo venduto a 7,20, non è male. Poi Boniotti, vediamo un po'. Boniotti, un 62-23 TD, ottimo. Anche lei 3,50. Questo abbiamo venduto pari, 3,50, va bene. Poi Castaldello, 4,90, 35enne DC, un 71. Questo era uno dei meglio pezzi che avevamo, quindi vi potete immaginare. Però l'ho venduto a 5,50. Ma come, questo è un venuto a meno? Ma allora sono intonato? Vabbè, come non detto, non li ho venduti tutti a più di quello che valevano, era una pura illusione. Questo invece abbiamo venuto bene, Emanuele Ndoji, 21 anni, C3, un 67, abbiamo venduto a 1.500.000 invece di 1.200.000, quindi questo abbiamo venduto bene. Poi Cortese, abbiamo venduto Cortese, 500.000, attaccante, ventenne, 61, mamma mia, 400, vale, l'abbiamo venduto a 500, ottimo. Semprini, ventenne, pure lui, TD, 62, mizzica Semprini, buonanotte, 425, 500. Poi Spalek è un 68, 21enne, buono questo, valore 1.400.000, vendita 1.700. Sembra che è il prezzo giusto. Testa grossa, no, torre grossa. Mi ero un po' affezionato perché lo chiamavo sempre testa grossa. Mi stava anche simpatico. 26enne, 69, però ragazzi, 1.300, l'ha venuto per 1.500, quindi se vende. Poi abbiamo comprato però, perché abbiamo anche comprato Ken, direttamente dalla primavera della Juventus, che quest'anno, se ho visto bene, gioca addirittura già in prima, quindi è il nuovo fenomeno. 6 milioni, 18 anni, ne abbiamo speso un botto, però vale già 8,5, ragazzi, vale già 8,5, quindi abbiamo già guadagnato, è un 76, ragazzi, 18 anni, non di 4. Poi abbiamo Pierri, scusa il nome, Pierri. L'abbiamo preso a 1.300.000, vale già 2 milioni, 18enne, 69, penso che sia anche promettente pure lui. Poi Arp 69, 18enne, l'abbiamo preso a 1.650, vale 1.900, quindi stiamo vendendo bene, stiamo anche comprando bene. Poi abbiamo dato via Lancini a 24 anni DC, valore 7.25 e valore 9.50 l'abbiamo venduto. Ottimo. Lampadù, abbiamo preso Lampadù per 1.250, vale 1.500, va bene, con lo sconticino. Poi Cristiano l'abbiamo venduto con il buono sconto della mensa,
7,50 un milione. Questa, cavolo, questa abbiamo venduto stra bene. E abbiamo comprato Gomez 1,800, si è pagato 1,2. Quindi, ragazzi, buono, 17 anni, 68, tutto il tempo di crescere. Il buon giovane Gomez. Poi, in realtà, quindi, ragazzi, questa è un po' la rosa per il momento. Ken all'attacco insieme a Donnarumma, che fa parte del Brescia, uno dei pochi rimasti. Ed è un 75 da 27 anni, quindi stiamo facendo qualcosa di buono. Poi esterno abbiamo Gomez, Tonali e De Sena al centro, Bisoli esterno, Sadolli, Ampadu, Pirri e Kusho. Poi abbiamo Alp e, diciamo, vabbè, la panchina, ragazzi, sono di non di parte Alp che l'ho comprato adesso. Io vorrei vendere tutto, tutto. L'unico che lascio fu per il momento Donnarumma. De Sena, che anche De Sena c'ha la sua veneranda età, 31 anni. Il resto vorrei, vabbè, Tonali si lascia perché sono venuto al Bari per Tonali io. Quindi, ragazzi, però ci serve, nella rosa ci serve tutto, però in particolar modo ci serve l'ala destra, quindi vediamo un po' di prendersela qui tra i anzi al lab mercato. Qui tra quelli che mi piacciono a me ce n'è parecchi, ragazzi, però c'hanno tutti dei problemi. Quello si è appena trasferito, quell'altro non lo c'è, quell'altro c'è la gravidanza, e quell'altro c'hanno di tutto e di più. Quindi un giocatore che era anche nel Bari, che mi piaceva un botto e mi piace un botto tutt'oggi, è Sessegnon, che l'ho sempre chiamato Sessegon perché io, sapete che leggo benissimo, non ho problematiche di nessun genere. È 18 anni, 75, ragazzi. È ASTS, e quindi valore 11 milioni. A me, che sono bellino, me lo danno magari per 10, non sarebbe male 10. Poi abbiamo anche Anquanzon, che era nel Bari pure lui, anche se mi ha fatto una stagione bene e poi si è sgonfiato con un palloncino, però praticamente sta al Cagliari, e al Cagliari in prestito pure, quindi avevo provato anche ad andare al Cagliari, poi ho detto magari ci vado, poi dopo non me lo ridanno indietro, l'ho allenato per niente, quindi niente Cagliari. Poi bellino sarebbe anche Gubbles, perché ha pochi soldi, ha un euro 0,000,000 viene, lui viene, 17 anni, 64, è un po' bassino, però ragazzi, 17 anni, se questo si allena bene a 18 magari è già un 74, gliela fa in un annetto, sì. Poi David, anche Davide non è male, 37, 18 anni, un 70 di overall. AT Cocco, quindi anche lui non è male. Poi Ibrahim, sì, Ibrahim Odoi, anche Odoi non è male. ASCOCAD è un 17enne, 70, ragazzi, 17, eh? Quindi questo ha tutto il tempo per svilupparsi, solamente che OSD non lo uso purtroppo. UEA non è cedibile perché non sarebbe male nemmeno questo. Amazu, non mi ricordo se Amazu è disponibile, però esterno sinistro non mi serve, però un 70-18 anni, sono tutti ragazzi promettenti. Chiatta, anzi Kappa di Atta, Chiappaman, sarebbe perfetto, esterno destro, esterno sinistro, attaccante, 72-19 anni. 6 milioni lo prenderei al volo, solo che ragazzi, il club non vuole, e quindi il club non vuole, non ci si può ragionare. Poligno, esterno destro, 71, quanto vuoi? 4,9, ragazzi, 18 anni, un 71, 4,9 non mi sembra neanche tanto, però anche il ragazzo non viene. Poi Puig, 19enne, 69, Ciucciù, buono. Camara, un altro che mi piace. DC, 18 anni, 72, ragazzi. 6 milioncini non sono proprio pochissimi, perché inizia in B, però
Secondo me li vale. Poi bastone, 19 anni. Bastone è un pochino più basso di overall. C'è un anno di più e l'anno di più conta. Però anche bastone. A me mi serve più che altro un esterno destro. Io ora ho messo la ricerca tutti sugli esterni destri. Io, ragazzi, venisse lui, venisse se segno, ma ormai se go. Ragazzi, un altro che vi consiglio, Zagadou. Zagadou, perché ha un 76-19 anni. Già questo basta, ma se non bastasse è 1,96 m per 90 kg, ragazzi. Questo lo puoi mettere anche in porta, tanto. Dove entra il pallone che è più grosso della porta? Poi anche Pellegrini è messo tra i, diciamo, le giovani promesse. Bah, in questo magari non è, però sai, Pellegrini, anche se è un 65-19 anni, forse 17enne, 18enne sarebbe meglio, però è messo tra le giovani promesse, un milioncino, e si è un po' con l'acqua alla gola. Questo no, cosa vuole? Via. Non sei. Questo, ascoltate, io questo lo vorrei solamente per i capelli. Esterno, si peccato che è esterno sinistro. Io questo per i capelli, poi avevo con la maglietta verde spettacolo. Sancho, esterno destro, esterno sinistro, 79, 18enne, ragazzi, di che stiamo a parlare? Però 21 milioni, cioè non lo considero perché. Inutile che vada a considerare fenomeni che non si possono comprare. Io vi sto facendo vedere giocatori che hanno un prezzo ragionevole per chi parte dalla Serie B. Perché io sono partito con il Brescia, mi sembra che il Brescia ti dà 9 milioni. Quindi è inutile andarci a vedere, per esempio, questo 79 è una bomba, ma non lo puoi comprare. Io vi sto facendo vedere giocatori acquistabili. Per esempio, lui esterno destro, esterno sinistro, 17 anni, 72, quindi un'età molto buona, 6 milioni. E non ce la vanno a comprare, che sarebbe troppo giusto. Questo 19 anni, 60. Questo ti dà 450 e ti danno a te se lo pigli. Quindi, quelli che mi servono al momento non sono disponibili, quindi noi dobbiamo attendere. Attaccanti, ce n'ho 3. Se secondo mi garberebbe, però esterno sinistro TS, lui fa tutto il sinistro, quindi aspettiamo. Voglio vedere un attimino gli ordini. 8 milioni 8, comunque, quindi abbiamo quasi ripreso i soldi dell'inizio. Poi mi sembra che abbiamo fatto solamente una partita, sai che non mi ricordo se inizia la Serie B o se abbiamo fatto solo una partita in coppa. Dobbiamo vedere. Allora, voglio vedere una cosa. Rete globale mercato. Voglio vedere se io ho dato le istruzioni giuste. Ala e terzino. Sì, ci può stare. Però tutti con il caso giusto, no? Giusto? Perché mi importa l'età, soprattutto l'età. 16-19, l'età è molto stretta, molto chiusa, perché se devo prendere giovani promesse ne è già uno di 20. Non la vedo più come una giovane promessa, anche se è giovane. Allora, sì, chi manca all'appello? Questi due sono, si assomigliano, quindi tanto li confondo, questi due biondi qua. Chi manca all'appello? Tonali, no, Tonali non può star fermo. Che è una giovane promessa di guadagno. Bravi, allenatevi tutti male. Marco è l'unico che si allena bene. Questo male che vada sono guadagni e profitti. Alti profitti. Bisogna stare attenti adesso, ragazzi, a non vendere troppo, perché io sono rimasto un po' senza niente. Io direi che Bisoli, questo è già il secondo. No, io ho comprato Arp dall'ONU, quindi abbiamo un rapporto di amicizia barra confidenza barra amore. Però io non vorrei vendere troppo, perché
Un attaccante ce l'abbiamo. Io voglio avere, cioè a me mi basta il minimo, però se esagero poi non c'ho manco più il minimo. 70, 63 non mi interessa, al limite c'è Rodriguez come secondo attaccante. DC solo mi potrebbe anche star bene. TS, TD, questi che sono scarsissimi. CC non ci abbiamo niente, ci abbiamo solo C o C. E gli esterni, cioè gli esterni bisognerebbe prenderli tutti. Non abbiamo, ci manca terzino sinistro, terzino destro e questi che possiamo mettere in panchina. Lui è proprio TS. Sabelli, cioè questi sarebbero da vendere pure questi, però se ci metto un TS, un TD, Caruccio, questi li metto in panchina e il resto vendo. Bisoli che è un CC, COC, quindi non sarebbe la sua posizione. Gomez è un attaccante sinistro, vabbè. Diciamo che ce l'adattiamo. Quindi, però io qui qualche doppio ruolo di esterno sinistro mi sembra che c'era. Per esempio lui TS, però lui solo TS. C'era un doppio ruolo da esterno sinistro, che le tasse ce n'avevo più di uno. L'ho venduto? Sembrava che ce n'è più di uno che faceva il doppio ruolo. Ne sembrava anche addirittura tre. TDTS. TDTS. No, forse li ho venduti, quindi mi manca anche l'esterno sinistro. Quindi ragazzi, ce dovremmo prendere esterno sinistro, esterno destro. Quindi Bisoli potrebbe andare in panchina, Gomez da qualche parte lo mettiamo al posto di Tessena, un buon esterno sinistro, un buon esterno destro, un buon TS e un buon TD. Cioè andare su quelle due direzioni, quindi 4 ancora, bisogna almeno 4. 4 giocatori con 9 milioni, ma quindi 2 milioni l'uno? Sì. Forse con 2 milioni l'uno ce la famo. Ma io non so quelli di prima. Dice. '79, questa non l'ha vista assurda, non si era vista prima. Questo comunque va, quella 79 va tenuto d'occhio. L'occhio per il prossimo anno, perché se poco poco, se non lo rovinano e lo allenano un pelino, questo non è forte, però se arrivasse a 69-70 potrei anche prenderlo, più 70. Me li guardo tutti, sì, non è che mi fa vedere tanto, però vabbè, cosa desiderano? Ah, già finito il mercato, porca boia, calma calma, vabbè, Bisoli va bene, resta con noi per il momento, va bene. Martinelli è andato. Allora, bisogna un po' adattarsi. Te ci metti troppo. Questo mi sembra buono, però ci mette troppo. Lo compreremo. Il problema è che non so quanto offrire, anche volendo comprarlo a occhi chiusi. Cioè, ne voglio offrire 10 milioni, poi magari ne vale uno. Anche se non credo, Allo. Anche questo 72, però ci abbiamo già reso conti. Ragazzi, bisogna comprare per forza a questo punto. Questo mi sembra ottimo. Questo non c'è manco capelli in capo. Io vorrei aspettare, ma non ce l'abbiamo 6 giorni. Come famo?
Allora, Maina è il Natale più buono. Io, cioè, il discorso è questo, se Maina vale 10 milioni non me lo posso permettere. Io posso spendere ideologicamente 2 milioni l'uno. Ideologicamente, però. Ma non, perché non c'è un modo per sapere il prezzo prima? Cioè, se io vado da quello e dico quanto vuoi, quello me lo dice e siamo tutti contenti, no? Upamecan, anche Upamecan è carino, 77, 13 milioni. Perché anche questo Michael mi ispira, mi sta simpatico, ce la faccio simpatica, anche se è 19, 67. Secondo me avesse un anno meno sarebbe meglio, però mi ispira simpatia. Ci vuole anche qualcuno che faccia da mascotte. Allora, bisogna provare con quelli. Con quelli che. Chiatta, ma perché non vieni da noi, Chiatta? Maledetto, fai tutti e due i cosi. Maledetto. Allora, c'è da provare con questi. Questo mi sembra troppo buono. Dov'è? Maina. Oppure mi spari tipo 10 milioni. Questo è solo esterno sinistro, questo è esterno destro, esterno sinistro. E manca il TD però. Ah, questo abbiamo il prezzo 7,75, ma allora non vale una ceppa. Questo non vale una ceppa. Dov'è? 7,75, 2000 lire di stipendio all'anno prendo questo. Mi danno quelli del Monopoli. 89, 21. Davis. Ma poi rimango senza io. Come faccio? Proviamo? Ma mi stai a prendere per i fondelli? Quanti anni ha? 19. Io ho paura di mettermi in campo gente che poi me ne pento amaramente per tutta la vita. Pellegrini. Meglio Pellegrini. Pellegrini, vieni? È in prestito, dai ragazzi, non ce n'è uno che venga. Questo ha 20 anni, già è cadavere a 20 anni. Oh, non ce n'è uno che venga. 63. Amazu, io se devo prendere robaccia. Amazu è bellino ma mi rovina. Dabo 62, quanto vuoi Dabo? 1,9. Dai, ma stiamo scherzando. Paulino. Non ho detto niente, ragazzi. Ragazzi, non ci abbiamo la materia prima. Ovvero ce l'abbiamo, ma non ce la vogliono passare. Sono avidi, Zagabù, non te può avere più. Tanto non te posso comprare, mi fa solo rosicà. Ho fatto anche la rima. TS, ASS, US. Dai, mi dai almeno sto straccio. No. Ma perché 1 milione? Quanto vale? 4,50. È un cencio bagnato. Bennett, mi dai Bennett. Porca, mi dai Davis. Niente. Mi dai Sancho Panzo, 21 milioni, dove vado? Allora piglio lui, ragazzi. Forza, piglio il biondo. E vuoi discutere? Cosa vuoi discutere? Guarda,
do 500 e ringrazio il Signore che te lo di Abua. Sì, aspetta, aspetta, 5,50 su 5, ancora 5,80, lascia quanto offerta 5,60. Voglio vedere se ci prendiamo in giro fino alla fine. Vai. No, non mi piace, però vedremo che verrà fuori, eh. È sporadico Ambrogio. Ma solo per i capelli ti ho preso, eh? Magnifico. Sì, sì. Secondo me il prossimo anno tesoro, anzi il prossimo mercato tesoro. Magnola. Stipendio, aspetta che mi è scappato uno stipendio troppo alto, sono abituato, mi do 3,8, guarda te. Poi bonus ingaggio 30.000, vai, mi sembra, eh, vai vai, lascia fare. 30.000 lire, le caramelle ce le prendi. Questo chi è? Niente. Maina. Quindi? Quindi niente, non si può comprare altro. Anzi, siamo un po' nella... siamo un po' nella fase puzzolente. ES, esterno sinistro, un altro. Siamo nella fase puzzo esterno destro, Swamberg, non può. Lui, non può. Dabo. No, ma è sinistro. Che poi non poteva nemmeno lui. Dai. Paulino, non può. Puig, no, Puig è Pomme CC. Camara è DC, che non sarebbe, ma Camara me lo dà, ma non, quanto vuole? 6 milioni. A DC come stiamo messi? Perché poi mi rimane con soldi in mano, c'è un grosso difetto, che rimane con soldi in mano mi dispiace, dato che non sono mio, lo spende tutti. DC siamo messi abbastanza male. Allora, questo che sorride, ma il posto di mamma mia, no, a parte che sei sinistro, quindi te vai qua, De Sena va qui e Borbotto qua, vabbè ci fa sta anche lui, tanto sembra che non è che cambi tanto. TD, vabbè, almeno sei sulla destra, diciamo che ci possiamo stare. Spero di non pentirmene, caro Yubo, Yubo là, come ti chiami, Yubo qua. Questo l'abbiamo selezionato, non so, tre episodi. DC ci servirebbe pure un buon DC, io faccio passare un attimo i giorni. Fondamentalmente ci servirebbe tutto. C'è qualcosa? Beh, il DC potrebbe servire, però poi rimango senza dopo, perché io poi non c'ho da vendere altro.
Dove è andato? Camara. Camara è buono. Poi quanti anni ha? 18. Allora, Camara, scambio giocatori non c'ho altro, poteri ne ho uno solo? No, due, da 1 da 3,75, 8. No, no, pagare, pagare. Facciamo 5. Scritto troppo per i miei gusti. 2%. Non è male. Famo 5, dai. 5,20. No, matto. Adesso quei 20 che l'ha tratto, andiamo da Camara. 5 non è preso neanche malaccio. Nonostante ci abbiamo pochi soldi, siamo rimasti con tre peli. Quanto vuoi fare? 5? A me quello che costava poco, ci ha detto lui che voleva fare 4 anni, e questo che costa di più, e abbiamo dovuto dire noi di fare 5 anni. Dodici, ti do 70. Sembra anche troppo 70. Forse anche 50. E l'abbiamo preso. Siamo rimasti con 3 milioni. E ci attacchiamo. Però, a parte che indice già un po' du, indice c'è già un po' du. E Pierì, però Ampadu è un 67, quindi un rinforzino bello tosto. Un rinforzino bello tosto, magari non sarebbe male. Intanto Camara ti mette un po', perché Ampadu in realtà si dà da fare. Più forse Pierì che è un pochino più. Vabbè. Camara, benvenuto nel Brescia. Dimitri Bisoli, 3 milioni e 100. Bisoli, quel Bisoli. Dov'è che l'è il Bisol? Del Bisol? Il Bisol? Il bisol al momento ci serve, se invece ho tremolata. Vuole che del bisol? Niente, non ti dà niente, 3 milioni, prossimo mercato. Prossimo mercato ti dà il bisol. Allora. Partita con l'Ascoli, quindi siamo già nella partita della Serie B e il Venezia ha già vinto. Ok, ragazzi, non sono molto addomesticato alle partite di FIFA perché l'altro anno l'ho giocato, ci ho fatto un paio di stagioni, ma non ci ho giocato tantissimo, quindi farò un po' di fatica. Infatti, non più manco una volta. Bene. Barattolino l'ho preso. Non ho preso il barattolino. Ok. Adesso voglio mandare il manichino in porta. Buono. Buono. Buono.
Ma è fuori anche questo. Hola. Fuori. Ok, entrata per grazia divina. Va bene, il punteggio comunque fa abbastanza la pena. Quindi avete già visto il mio livello. Allora, levato la musica sottofondo, andiamo. Tecnico di Stefano Nava. Eccomi qua, Pier. Prontissimo. Dai, dai, dai che perdiamo subito. Pochi istanti. Allora, mi devo ricordare poi i tasti, pure. Che fai? Lo salti il pallone? Fallo? Il biondo! Subito all'azione! Vai biondo, passa biondo! No! Un passaggino filtrante non è andato. Vai biondo. Vai biondo. Grazie, ma qualcuno di là? Cozzarola! Che... Vale, non è possibile. Ma è spettacolare. Filtrante. No, ha fatto un semi passaggio tiro. Vai, vai, avanza, filtra. Ehi. Ma come rigore? Ma non si può cominciare la stagione con rigore. Che fa? Fa il trotto. Ma si è azzoppato, che è successo? Ma dov'è? Ma non hai fatto neanche replay su di ciò. Che è successo? Ma perché va a trotto? Si è pisciato addosso, che ha fatto? Chi è il 16? Mi si è cagato questo. Ma cos'è? Ma gli è venuto addosso quell'altro. Buona. Buttati, cretino! Niente. Sì, l'ha fatto, dai. Magari, chi è il 16? Maledetto. Cornutaccio. Deve essere qualcuno che ho comprato, la vendetta del Brescia che ho venduto tutti. Che è? È sempre lui, Curcio! È quello del rigore! È un bresciano! Uno di quei pochi che non ho venduto! Vai, corri, corri! Amici vostri! Ma sei infortunato? Su, su. Ma vai, 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 vai avanti. Merda.
merda. Vai Tonelli. Fallo, fallo, fallo! È sbracato! C'era lui davanti. Si fa dura per loro, anche perché oltre a tentare 2-0. Ragazzi, ma c'è solo la fascia, non c'è altro, c'è un campo tanto grande. Cerca il sostegno dei compagni e c'è il tiro. Conclusione debole, nessun problema per il portiere. Sì, dopo che ne ha presi due nessun problema, no? Ragazzi, qualcuno a supporto, vai, muoviti! Madonna però. Troiano. Su, corri! Ci sta braccetto un bell'altro. C'è il pressing sul portatore di palla. Dai. Dai, troppo, è fuori gioco, sempre fuori gioco. Gomez è già cotto. Siamo al 48esimo. Vai Gomez, vai. Non penso che andrà il tiro da lì, meglio metterla dentro, cercare una deviazione. Ma state zitto, ma alza, che fa quello? Questo è volato. Sarà sempre Curcio, no? Dove che sia. Abbiamo già trovato la pecora nera comunque, L'arbitro dà il via alla seconda metà della gara. Io non mi posso. Bravo Tonello. Ha toccato qualcuno. Han toccata. No? Complimenti. Dai. Oh, non... porca. Dai, avanti. Deviata. Ho visto uno spiraglino buttato. Fatto bene, Ken. Bella alta, eh. Su. Occhio al pallone in mezzo. Cazzo, però. Dai, però, muoviti un cincinino. Che è? C'è il fischio dell'arbitro, c'è la bandierina per il fuorigioco. Fuorigioco. Il Real Madrid è uscito dunque allo scoperto, ufficializzando. Dai, ma è possibile? C'ha riflessi un quarto d'ora dopo, c'hai. Tacchio. Vai Dessena, picca di tutti. Dessena! Fuori, non si è toccato, eh? Io no. Dai che l'hai visto, su. E che da non
mi dà tempo. Bravo Padu. No, ma come cacchio hai fatto a prendere una... Ken, rimani. Bella finta che gli ha fatto però. Come ha fatto a prenderla? Settantesimo. Chi batte? Curcio! Porca! Cambia tiratore! Cambia tiratore! Tutti tranne che Curcio, vai via Curcio! Te cambio, te caccio! Cambia tiratore, io ho pigiato 700 volte! Cambia tiratore! Vabbè, andiamo a fanculo Curcio! Guarda, fallo, fallo! Porca! Io, secondo me, ero un po' fuori gioco, Madonna, non hai fatto niente in questi oggi. Ragazzi, chi devo prendere la mano, Per l'amor di Dio. Però rigore, il rigore no. Ottimo, bravi ragazzi, continuate così. Che Curcio, ancora Curcio! Vuoi fare un altro rigore? Te Curcio è già finita la carriera. Mi dispiace. Io te celevo. Piuttosto sto senza. Ma te celevo. Guarda qua, guarda un po' due. Però così no, un po' due, Madonna, ti stritolo le gambe. Su, su, su. Su. Arbitro che ferma il gioco e dunque si riprenderà. Un calcio di punizione. Mancano 3 minuti alla fine della partita. Niente ragazzi. Si è fatto 2 tiri decenti. Azione dopo azione si stanno confermando. E quello solo, e quello solo. E quello solo, vaga. Do cuori, è finita. Va bene un po' lui, va bene. Non gliela dà facile. Poi gliela sudà. È in posizione da cross. Pallone recuperato. Match che finisce qui. Ragazzi, bruttissima. Anche per colpa mia, lo ammetto, che devo prenderci la mano, però. Curcio! Scusa, non per essere cattivi. Dove stai, Curcio? Puh! Va bene? Cosa sei? TS? C'è qualsiasi mattarella? Martella? Come cacchio te chiami? Vai! Sì, oh, ciao Curcio! E a chiunque vuole vendo Curcio. Va bene? Chiunque, a qualunque prezzo. Intanto noi continuiamo con la nostra ricerca per magari il prossimo mercato. A sto punto, ma non mi sembra questo il solito. E ok, niente ragazzi, comunque poi andremo avanti anche là. Oggi ho fatto un gameplay tanto per prenderci un attimino la mano, anche se poi alla fine non ce l'ho presa.
E comunque poi faremo la carriera anche live su Twitch. Vi ricordo che la live è lunedì al sabato alle 5 e mezzo e facciamo sia la live per la carriera di FIFA e sia per Football Manager 19 pure, che mi piacciono tutte e due. E niente ragazzi, io vi ringrazio per la compagnia e ci vediamo domani su Twitch alle 5 e mezzo e poi il domenica si salta, il lunedì posterò la live, posterò la live di sabato, la posterò lunedì alle 2 su YouTube. Quindi se volete potete iscrivervi su tutti e due i canali. Ci vediamo domani alle 5 e mezza. Ciao a tutti, salutare Vicurcio che mi già mi sta sui maronzi.